possibilità di intervistare il candidato sindaco perché soffocato dagli abbracci dei partecipanti, vi proponiamo come intervista la parte finale della sua presentazione. Con determinazione, con impegno, con tenacia, chi mi conosce lo sa, con ostinazione, ma se trovassi uno che voglia rappresentare queste idee, questo progetto, e lo sappia fare con più forza di me, io gli riconoscerei il diritto meglio più di me di rappresentarlo. E sarei disponibile a candidarmi io con lui a consigliere comunale. Perché questo significa avere la concretezza della politica. Questo significa fare la differenza tra quelli che dicono io non parlo con nessuno perché sono diverso, e quelli che dicono no, io parlo con tutti quelli. Con tutti quelli che mi possono aiutare a realizzare quello che io voglio. Una città migliore per me, per i miei figli, per i miei nipoti, per tutti quelli che ci abitano, ci vivono, ci lavorano. Questo è quello che dobbiamo fare. Con chi lo dobbiamo fare? Abbiamo detto, noi abbiamo una coalizione, abbiamo provato a più riprese ad allargarla, ci stiamo ancora provando, ci guardiamo ancora attorno alla ricerca di partner che ci possano accompagnare nella realizzazione di questo progetto. Certo, il tempo è scaduto, il 6 si presenteranno le liste e poi ci sarà questa corsa verso le elezioni del 5 giugno. Mi guardo attorno. E l'unico passaggio, consentitemi, l'unico passaggio di analisi politica tradizionale che voglio fare stamattina e poi vado a concludere. Mi guardo attorno, vedo una coalizione che giorno dopo giorno si gonfia. Vedo le persone che ho incrociato e che mi hanno posto questioni molto diverse da quelle di cui vi ho parlato stamattina, le persone con le quali abbiamo provato ad aprire un dialogo sui temi, un dialogo sui contenuti, un dialogo sul progetto politico, ottenendo come risposta richieste che non avevano a che fare né con i temi, né col progetto politico, né coi contenuti, ma con le aspettative personali. Voi non sapete quanta gente io ho mandato via un attimo dopo che dicevano sì, ma con me da sta cosa che c'è sta. Niente. Come cittadino, no. Se tu mi dici tengo 1000 voti, 700 voti, con me che c'è sta, niente. Allora, io tutte queste persone che ho incrociato e che avevano queste caratteristiche, me le trovo nella stessa coalizione. Significherà qualcosa? Significa qualcosa che questa città si è creato come un piano inclinato su cui le bighe rotolano tutte nella direzione della stessa buca? Guardate, io ho incontrato i promotori di questa coalizione fin dall'inizio perché li ritenevo persone interessanti, utili, preziose per realizzare il progetto di cui vi ho parlato stamattina. Molti di loro li conosco da anni, li stimo, non avrei dubbi alcun dubbio sulla loro capacità di governare in modo onesto. Avverto però che pezzo dopo pezzo sono diventati un altro corpo, pezzo dopo pezzo sono diventati qualcosa che io non riesco nemmeno bene adesso a perimetrare, a definire, vedo solo che un pezzo al giorno si aggiunge. E la premessa, ve lo dico con grande sincerità, è la premessa per la peggiore stagione affaristica per questa città. Ve lo dico e lancio un grido di allarme. Quello che sta accadendo è la premessa della peggiore stagione politico-affaristica di questa città. Ed è un motivo in più per noi per esserci. Noi abbiamo il dovere di costruire un argine civile e di dire
guardate che certe cose non si ripeteranno, perché quando si costruiscono coalizioni così, con queste logiche ipertrofiche, su una logica di scambio personalistico, quando si costruiscono coalizioni così, ci sono solo due modi per gestirle. O la logica mercantile, che è quella che ha retto per alcuni anni in questa città, o la logica mercantile, o la logica autoritaria, su cui si è incamminato l'ultimo sindaco di questa città, con il risultato che sappiamo, cioè l'amministrazione è durata la metà del mandato. Allora, quelle sono patologie che producono altre patologie e non producono buona amministrazione. Lo dico assumendomi tutte le responsabilità stamattina, tutte le responsabilità. Siccome i giornalisti cercano sempre la frase d'effetto, io dico che si sta costruendo in questa città una coalizione che mi ricorda un film degli anni 70, Morena non lo può conoscere, gli altri magari sì, che si chiamava La Grande Abbuffata. La grande abbuffata. Allora, a noi ci piace essere magri. Okay? Ci piace essere magri. Però concreto. Allora, chi è disponibile a costruire qualcosa di alternativo e qualcosa di diverso rispetto a questo mostro che si sta costruendo, peraltro si sta costruendo sotto l'egida di alcuni nomi, me li dicono, si sta costruendo sotto l'egida di tre signori che si chiamano Cesare, Zinzi e Caldoni. Allora, io non voglio entrare nel merito delle vicende o del profilo di questi tre signori, faccio solo una domanda: che c'entrano con Aversa? Che c'entrano con Aversa? Aversa agli avversari. Avviamo una stagione politica nella quale si afferma finalmente la centralità politica del nostro territorio. Le decisioni che riguardano Aversa si prendano ad Aversa, con una classe politica che è espressione di questa città e di questo territorio. Allora, se ci sono altri soggetti politici, altri candidati che su questo vogliono avere un dialogo con noi, alla luce del sole, in modo trasparente, io stamattina ribadisco, siamo qua per farlo. Lo dico agli altri. Guardate, io non ho la puzza sotto il naso, come qualche giornale continua a dire da qualche tempo, no? Non ho nemmeno dei preconcetti politici. Per esempio, a me Dello Vicario, no, che è un altro coalizione, Dello Vicario mi sta pure simpatico, non fosse altro che per il taglio di capelli che mi accomoda, ma quindi non ho problemi. Così come io considero sicuramente un bravo ragazzo e una risorsa Marco Villa, io non ho problemi a parlare con Marco Villa, però alla luce del sole, in modo trasparente, ponendo delle questioni che non sono personali ma che sono programmatiche di contenuto e secondo me anche di metodo. Per esempio, ci vediamo se c'è interlocuzione e ci può essere dialogo. Se io fossi il sindaco di questa città, anzi, prima di diventare sindaco di questa città in campagna elettorale, io mi impegno a dire in anticipo rispetto al voto i due terzi della squadra degli amministratori. Lo potete scrivere, Rosselli che prendo qui. Io mi impegno prima del voto a rendere pubblico l'elenco di coloro che amministreranno la città con il sindaco. I due terzi. Perché i due terzi? Perché non si può mai avere la pretesa di avere la verità in tasca. Perché dopo devi anche sentire gli altri, e gli altri possono avere buone idee, anzi, migliori delle tue. Ok? Però credo che sia un diritto del cittadino sapere chi amministrerà questa città. Sapere cioè che chi fa il candidato sindaco si assume la responsabilità di portare a guidare questa città persone competenti, dalle spalle solide,
oneste, competenti, dalle spalle solide, oneste, perché questo ci serve. Allora, se domani mattina qualcuno degli altri candidati dice pubblicamente: io sono disponibile a venire su questo terreno e a dire in anticipo chi sono gli amministratori che porterò con me nella squadra, beh, io comunque non ci parlo. Se è disponibile a costruire, per esempio, in questa città un grande ufficio di programmazione, il luogo in cui questa città deve produrre il nocciolo delle idee per il proprio futuro, se è disponibile a far sì che Aversa diventi un luogo in cui l'università, esperti internazionali, persone di altissimo profilo, altissima competenza, ci aiutano a decidere il nostro futuro, beh, io con quello, se lo dice pubblicamente e si impegna a farlo, io con quello ci parlo. E sono anche disponibile ad aiutarlo a realizzare questo progetto. Lo dobbiamo fare in modo chiaro, in modo trasparente, in modo aperto, sapendo che non chiediamo niente per nessuno. Chiaro? Non chiediamo niente per nessuno. Men che mai chiediamo posti in qualche futura amministrazione. Non ce ne frega niente. Vogliamo una squadra di persone competenti, capaci, che possano cambiare il volto di questa città. Perché vedete, oggi, stando qui e nelle cose che faremo assieme nei prossimi giorni e nei prossimi anni, io sono certo di una cosa, che noi verificheremo con i nostri sensi, verificheremo giorno dopo giorno, che avere una Aversa migliore, avere una grande Aversa, è un sogno possibile.